lunedì 25 giugno. Mentre Saul sta ancora riflettendo sull'ultimatum pronunciato da Donna Francisca, Ulpiano ha ben chiaro quello che vuole. Non intende assolutamente perdonare Carmelo per aver ucciso il padre. Dolores è molto triste perché Tiburcio le annuncia che presto il circo lascerà Puente Viejo. Rosa è molto agitata perché Giulietta ed Emilia tardano a rientrare dall'incontro con il notaio. Martedì 26 giugno. Prudencio finisce per tradire suo fratello, mentre quest'ultimo si vede obbligato a scegliere tra Giulietta e Francisca. Ulpiano scopre da Carmelo che è stato lui a uccidere il padre e dice all'uomo che tornerà dalla madre solo se lui sparirà dalle loro vite. Ma non è finita. Vuole vendicare la morte del padre con il sangue di Carmelo. Candela è insofferente nei confronti di Venancia, mentre Dolores non è più la stessa dopo che ha saputo della partenza di Tiburcio. Mercoledì 27 giugno. Adela parla con Ulpiano, ma il ragazzo è ancora sconvolto e rifiuta con veemenza qualsiasi spiegazione. Ulpiano decide di vendicare la morte di suo padre e va da Carmelo. Giovedì 28 giugno. Saul fa la sua scelta e decide che il suo amore per Giulietta è più forte della stima per Francisca. Francisca caccia Saul dalla villa e lui va a vivere alla locanda dei Castaneda. Carmelo convince Ulpiano a non sparargli promettendogli di andare via da Puente Viejo lasciando Adela per sempre. Venancia si comporta bene a tal punto che Candela sembra ricredersi su di lei. Francisca manda avanti i preparativi per il concerto musicale ma Severo e Carmelo studiano il modo per rovinarle la festa. Venerdì 29 giugno. Adela racconta ad Ulpiano come avvenne l'assassinio di suo padre, e che fu Cristobal, ingannandolo, ad armare la mano di Carmelo. Ulpiano non ammette scuse e non è disposto a perdonare. Adela parla con Don Anselmo e annulla la cerimonia religiosa. Don Anselmo comprende che Ulpiano è la causa della rottura tra Adela e Carmelo, e appena lo incontra cerca di farlo ragionare. Carmelo propone a Giulietta la direzione dei lavori per la costruzione di 5 nuove abitazioni per le persone bisognose. Raimundo offre il suo aiuto a Saul, e gli propone un incontro chiarificatore con Francisca. Photo Credits Facebook.